Pasticce, postazioni diverse dal solito perché sono stramega iper di fretta e non ho tempo di tipo montare tutte le luci e la postazione dietro. Comunque, questo qua è un nuovo video in collaborazione con una ragazza di cui non ve ne ho mai parlato perché è il primo video che facciamo insieme. La ragazza si chiama Donatella, di cui vi lascio ovviamente il link del suo canale e il link del video in risposta al mio. Giù nell'info box. E niente, mi piace un sacco, è una ragazza simpaticissima, vi invito davvero ad andare a vedere il suo canale. E niente, a lei mando un bacio enorme, 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 la ringrazio tantissimo. Ciao bellissima. E noi niente, iniziamo col video. Il video che abbiamo deciso di fare è sui 7 prodotti low cost preferiti in assoluto, o comunque preferiti. Allora, io direi di iniziare subito e partiamo con un prodotto. Io sinceramente non ho messo solo make-up, ma vi parlo anche di un prodotto che non riguarda il make-up, ma mi piace tantissimo e ve ne devo assolutamente parlare. È una tartina Yankee Candle. Mi piace un sacco. Questa qua, in particolare la Snow in Love, penso che la troviate ancora tranquillamente. L'avevo pagato 1,50 euro, ne ho usato tanto così. Cioè, come potete vedere, così ne ho usata. E mi piace un sacco. La profumazione si sente, è eccezionale. Non lo so, è un odore dolce, di fresco. È buonissimo, mi piace un sacco. Io vi invito davvero ad andarla a sentire. La mia Yankee Candle per il momento preferita. Mi piace un sacco. Poi, passando tipo alla. Non so cosa ho detto. Comunque, passando alla Hair Care, vi mostro questo shampoo Yves Rocher. È il primo prodotto che testo di Yves Rocher. E questo qua è lo shampoo Vitalità di Luminosidad. Sin silicona, sin parabenos e sin colorante. Vabbè, shampoo vitalità e luminosità senza silicone, parabeni e coloranti. Per tutti i tipi di capelli, alla calendula, sono 300 ml, costa 3,95. Allora, io sono stata scema perché potevo prendere qualcos'altro, perché superi i 5 euro ti danno il timbrino sulla tessera Yves Rocher. Comunque, ad ogni modo, niente, l'ho preso, mi piace tantissimo, lo adoro. Mi rende i capelli più morbidi, più lucidi, più puliti, me li mantiene più puliti. Sono 300 ml ed è tantissimo. Lo avete visto nell'ultimo video haul, di cui poi vi devo registrare una seconda ondata di... non una seconda ondata, un secondo video sull'haul, perché ho comprato diverse cosine e ve le voglio mostrare. Comunque sia, questo qua mi piace un sacco perché appunto non illumina, però sì, dà luminosità al capello, lo mantiene molto più pulito e a Ninci comunque penso abbastanza decente perché non ci sono parabeni, scoloranti e siliconi, quindi penso tuttavia abbastanza decente. Vi invito comunque a provare i prodotti Yves Rocher, in particolare questo qua perché questo qua lo sto testando e mi sta piacendo davvero un sacco. Comunque se vi interessa vi dico già che i prodotti Yves Rocher ne voglio provare di altri tipi, anche make-up, non solo riguardanti i capelli. Altro prodotto che vi cito questa volta è per la tipo base ed è un tonico che vedrete poi prossimamente nei prodotti finiti perché tipo ce n'è un goccino piccolino, non so se lo vedete in controluce. Comunque questo qua è il tonico Roberts, anche questo qua ha avuto una sua fama. E è il tonico quello all'acqua distillata alle rose, rinfrescante. L'odore di rosa è davvero strabiliante. I primi ingredienti, tipo i primi 6-7 ingredienti, riguardano tipo sempre rosa o cose di questo genere. E poi dopo un po' iniziano ad esserci un PEG 40, che non so sinceramente se sia molto positiva come cosa. Comunque sia, la maggior parte degli ingredienti, tipo in primis, sono penso buoni. Non lo so, non voglio dire una vaccata perché non me ne intendo. E comunque. Ad ogni modo, costa 300 ml. Sì, costa 300 ml. Ci sono 300 ml e costa 2,95. Io avevo pagato 2,20 perché tipo era in saldo. Io assolutamente lo devo andare a ricomprare. È il mio tonico preferito. Ho provato solo questo, sinceramente. Però non voglio neanche provarne altri perché. Non
Mi ci sono trovata davvero bene con questo. Qua ho visto una notevole diminuzione dei pori dilatati, una notevole diminuzione anche dei punti neri e dei brufoli. E noto che la pelle è proprio migliorata. Mi è proprio davvero piaciuto. È stato tipo una rivelazione e un qualcosa di molto utile per la mia pelle. Quindi, pollice in su alla grande. E niente. Passando al make-up, prodotti di cui vi voglio parlare sono due prodotti di Catrice e sono uno il correttore Camouflage Cream 010 Ivory e l'altro è il Catrice All Matte Foundation 020 Nude Beige. Allora, partiamo dal correttore. Questo qua è un correttore in cialda, appunto funge da correttore per i brufoli, quindi i brufoletti di ogni genere, ogni imperfezione. Non è adatto alle occhiaie, ovviamente, essendo in cialda, perché con i correttori fatti in questo modo tendono ad andare nelle pieghette. Ad ogni modo, questo qua mi è piaciuto un sacco, trovo che sia molto valido e mi piace sinceramente di più del camouflage di Kiko, che ho provato anche quello. Costa meno e la qualità secondo me è migliore, però magari per altri può essere anche più schifoso, a mio parere è migliore. E quindi ve lo straconsiglio, anche perché cioè, costa 3,50 € e è eccezionale. E sempre di Catrice prodotto che sto mangiando è tipo il fondotinta All Matte Plus, questo qua appunto per le pelli grasse. Sono arrivata a metà. Prima cosa che mi piace e vedo subito a colpo d'occhio è il packaging perché adoro il vetro e adoro soprattutto il vetro opaco, quindi una combo eccezionale. Costa 7,49 € 7,50 € per un quantitativo di 30 ml. L'inci fa schifo, ve lo dico. Beh, ovviamente c'è, cosa pretendete? Catrice costa pochissimo. E mi piace la resa, mi piace la qualità, mi piace davvero tantissimo. Ho provato vari fondotinta, da Sephora a Kiko, a MAC, a Catrice, a Essence. Poi ho provato anche Maybelline, ho provato vari fondotinta e questo qua è quello che mi piace di più. Costa poco, mi piace un sacco, eccezionale. Allora, altro prodotto con cui ho avuto un amore è un blush, è un blush in questo caso di H&M, il 15 Bronze. Ha un inci tutto sommato penso buono, non ne ho idea, perché, cioè non è che non ne ho idea, penso perché il primo ingrediente è il talco, poi la mica, poi il magnesium stearate, poi iron oxide, vabbè eccetera eccetera, non lo so. E mi piace un sacco questo qua, ce l'ho da ottobre 2012. L'avevo preso 2 anni fa per il mio compleanno. Mi piace davvero tantissimo. È questo color bronzo che secondo me è adatto più che altro per l'inverno. Non so perché, ma lo vedo più caldo e quindi mi piace di più. È eccezionale, lo sto usando tutte le mattine per andare a scuola. Volendo può essere anche usato come ombretto perché è proprio un ottimo colore, è sfumabilissimo e niente, lo trovo proprio carino, è questo colore marroncino, caldo, proprio bello caldo con queste perlescenze. Non lo so, mi piacciono un sacco e poi ho sempre sentito parlare bene dei blush di H&M e con questo qua io mi ci sono trovata molto bene. Anche il packaging sinceramente mi piace un sacco. Ora lasciate perdere che è zozzo, però è molto carino, molto fine. Fa la sua figura. Ora siamo 3-3-6. Ultimo prodotto di cui vi voglio parlare è assolutamente, come non potrei non nominarlo, il Instant Anti-Age. Ovviamente il correttore più chiacchierato sul web, su YouTube. Ha un quantitativo di 6,8 ml per un prezzo, lo trovo io, a 6,90 €. Ce l'ho da settembre, come potete vedere, vabbè, ho tolto la spugnetta, però come potete vedere sono a metà. E quindi con 6,90 € probabilmente mi faccio tutta la stagione invernale, perché poi d'estate non mi trucco.
Comunque è eccezionale, copre, mi piace un sacco, la resa è eccezionale, non va nelle pieghe. Prima lo snobbavo, ma non capivo niente, sinceramente. Ora lo amo, amo, amo alla follia, davvero. Io vi consiglio almeno una volta di andarlo a provare, da una vostra amica, dal tester, e poi ve ne innamorerete, dategli una chance se non vi piace, perché è eccezionale, davvero. E niente. Ma ovviamente lo sapete già perché è tipo il correttore più chiacchierato ovviamente su YouTube. Questi qua erano i miei 3, 6, 7, 7 prodotti low cost preferiti in questo ultimo periodo, diciamola così. Vi invito, mi raccomando, andate a vedere Donatella. Tutti i riferimenti andate nell'info box. Niente, io mando un bacione a lei e mando un bacione a tutte voi, come sempre, le solite menate. Iscrivetevi, mettete mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao pasticce, lasciate perdere l'unghia.